E non ti preoccupare, non tutti i mali vengono per cuocere. L'importante è riconoscere i propri errori. Prendi un caffè? Non sono qui per il caffè, vorrei parlare con zio Frank. Di che si tratta? Non si tratta, c'è sì o no? Si calma, è impegnato, vado a vedere in cucina. Gli uomini aspettano tutta la vita una donna, però nel mentre si sposano. Zio, un tipo nervoso che vuole parlare, stai attento. Andiamo. Chi sei lei che cerca me? Chi è un rappresentante della Folletto? Una guardia immobiliare? Cos'è un disoccupato? Cerca lavoro? Guarda che io non compro nulla. Sono il legale della moglie di Carlo Crackers. Sono qui per chiedergli gli alimenti. E ci vediamo in tribunale. Zio Franco, chi era quel rompiballe? Era l'avvocato di tua moglie che mi chiede il quinto del tuo stipendio. Toh. Zio, ma ancora dobbiamo prendere il primo. Fra 5 mesi arriviamo al quinto, digli di aspettare. L'ho sempre detto io, sapevi che qualcuno ti vuole bene, devi avere debiti. E comunque prima di farvi pelare dall'avvocato, cercate di pelare le patate. Ci vuole classe per pelare le patate. Tutto che ho pelato gli ho lasciato il triangolino. E ho fatto bene. Comunque, oltre il triangolino gli ha lasciato pure la casa. Sì, ad avercela la casa. Sì, ma questa qui vuole 5.000 euro, tutti sull'unghia. E quanto è grossa quest'unghia? Ecco perché ogni settimana mia moglie si rifaceva le unghie. È sempre più grosse. E fai così, digli a tua moglie di trovare uno che gli dà 15.000 euro al mese, così ce le dividiamo in amicizia. Sì, ma qui c'è scritto alimenti per parentela acquisita. Ma i parenti sono come le scarpe. Più sono strette, più ti fanno male. Pensi con un mio amico, era sposato. Quando era sposato sua moglie sembra a dieta era. Quando ha divorziato a lei c'è venuta una fame che si è sbranato tutto. L'ha lasciato in mutante. Questa si chiama fame compulsiva da divorzio. Fame chimica. La mia si è mangiata il garage, la macchina e tutte le ringhiere intorno. Era carente di ferro, proprio affamata. La fame è brutta. Allora è pronta sta mozzarella per il tavolo 7. E non me li metti 2 stecchini, sennò come si mangiano? Questi sono alimenti che non hanno bisogno dell'avvocato per essere mangiati. Perché da rigatoni si mangia senza paragoni. Sì, chef! Ma lasciate il mutante. Ma questa si chiama vaffanculo. Sono la macchina e tutte le ringhiere attorno. Che era carente di fracca. Si chiama finchia, la macchina e tutte le ringhiere attorno. Era sì. Tieni la dai, veloce.